Ci sono proteste. Due. Le ultime di oggi, praticamente. Le mascherine sono esaurite, i gel antisettici vanno a ruba. Questo, quello che abbiamo raccolto, facendo un giro tra le farmacie di Arezzo. La preoccupazione, dunque, tra la popolazione per il coronavirus sta aumentando. Insomma, è salita l'ansia generale e stanno venendo tutti a cercare gel igienizzanti mani, mascherine di tutti i tipi, devo dire. Quindi prendono anche quelle mascherine a velo che di fatto non proteggono in ingresso, possono però aver senso per proteggere gli altri, quindi quelle di leggere possono proteggere gli altri, quindi da una tosse, uno starnuto, un contagio da parte di una persona che magari può essere affetta a parte dal coronavirus, anche da forme virali che ci sono in giro in questo momento. Sì, abbiamo preso queste mascherine per precauzione, così, per l'ansia anche di mia moglie che insomma non è molto tranquilla, ecco, per carità. Non le adopereremo senz'altro, però visto. Siete stati tranquillizzati. Sì, poi se dobbiamo andare via, come del resto si presume di dover fare un weekend fuori, non sappiamo come sarà, ecco. Magari le utilizzate per il viaggio? Forse sì. Quelle con il filtro sono esaurite. Io stamani alle 9.05, appena messo piede qui, ho richiamato il magazzino perché ieri le avevo finite tutte, per cercare di averle per oggi pomeriggio, perché le hanno messe come fossero sotto controllo, nel senso contingentate, ad ogni farmacia gliene inviano un tot, farmacia o parafarmacia che sia. Però stamani non erano disponibili, mi hanno detto assolutamente di provare lunedì e martedì, quindi stiamo cercando, io come credo anche i colleghi, di approvvigionarsi anche dalle ditte direttamente, a parte dai magazzini, perché i magazzini sono in difficoltà. Cioè non riescono loro stessi ad averli dalle ditte, per cui insomma, ecco, comunque per adesso la gente si sta preparando, non mi sembra di vedere persone che le indossano, le compra per averle nel caso in cui esploda un caso vicino. Non ho trovato, perché? Le sta cercando però? Sì, le sto cercando ovviamente, con la situazione che c'è in Italia già comincia, insomma il governo dovrebbe fare qualcosa per avere queste mascherine in farmacia, se no qua si va sempre peggio, vedo. Chiedono anche il gel antibatterico. Ecco, il gel antibatterico, sì, tant'è vero, noi ce l'abbiamo anche qui in farmacia, ogni mezz'ora, ogni oretta ci diamo una pulita alle mani, anche perché noi abbiamo in contatto le monete, soprattutto di... quindi c'è un contatto continuo con le persone, per cui anche per igiene nostra e anche del cliente una pulitina con le mani, con un gel, quella è una cosa buona, sì, quello sì. E ce l'avete quello? Quello sì, per ora ce l'abbiamo. La trasmissione scedico, se c'è un contatto fisico o tramite appunto goccioline emesse da un contagiato con l'altra persona accanto, può tossire. E usare delle norme igieniche, ecco, lavarsi le mani spesso, anche un paio di minuti per volta, starnutire non mettendo la mano davanti ma proprio il gomito, per cui ecco, se uno starnutisce poi magari o appoggia le mani su un banco o tocca o dà le mani a una persona può ecco, sporadicamente avere questo contagio, ecco, minime norme di igiene, quelle va bene, però ecco, non allarmismi per ora, almeno, anche se notizia di stamani appunto ci sono i casi su al nord, sì.